Fratelli Juventini, sorelle Juventine, bambini e bambine Juventine, ho una notizia stupenda da darvi, che vi renderà felici come non mai, in quanto tifosi della vecchia signora. Sapete che i canoni del vecchio calcio sono stati spazzati via. Un po' come accadde ai tempi della Repubblica che venne spazzata via dall'imperatore Palpatine in Star Wars, così è accaduto nel calcio. Nel calcio le competizioni non si vincono più sul campo, non si vincono più i campionati con il punteggio più alto rispetto agli avversari, non si vincono le coppe in base alle partite che sono state effettuate e risultati appunto dei gol segnati, dei gol presi, la differenza reti appunto nel caso del gol in trasferta. Ma è stato introdotto dal trust della FIFA e della UEFA l'algoritmo per cui sono stati rivisti tutti gli albi d'oro del calcio. In particolare a noi juventini l'algoritmo che ci ha premiato di più è quello riferito alla Coppa dei Campioni o altresì definita Champions League. Facendo l'analisi delle partite, dei gol segnati, dei gol presi, dei risultati in trasferta, delle azioni compiute e tutta una serie di parametri che soltanto l'algoritmo con la L maiuscola, la A maiuscola, lui, l'algoritmo, può appunto, poteva fare, la Juventus ha a tutt'oggi non più due Champions League, ma bensì ne ha sei. Grazie all'algoritmo, il nuovo dio del calcio, gli è stata assegnata la Coppa dei Campioni del 1983, quella che avevamo precedentemente perso con le vecchie regole del calcio con l'Amburgo, ma adesso con l'avvento dell'algoritmo la Juventus per risultati, per tenuta della palla, per tiri in porta, per parate fatte, praticamente ha stracciato l'Amburgo in finale e quindi è stato tolto la Coppa dei Campioni dell'Amburgo ed è stata assegnata alla Juventus. Stessa cosa è accaduta per quanto riguarda il 1997 con il Borussia Dortmund e il 1998 con il Real Madrid. Alla luce dei risultati che hanno portato la Juventus alla finale, compresa la finale, tiri fatti, possesso palla, gol fatti, gol subiti, media punti, tutte queste cose qua. La Juventus ha vinto anche la Coppa dei Campioni del 97, quindi è stata tolta al Borussia Dortmund, e quella del 98, quindi è stata tolta al Real Madrid. Lucisi in fondo, stessa cosa è accaduta nel 2003 contro il Milan, poiché la cavalcata della Juventus in finale è stata trionfale, a differenza di quella del Milan e a differenza delle altre squadre. Di conseguenza, la Juventus, grazie al nuovo dio del calcio, ovvero l'algoritmo, lode all'algoritmo, si è sempre lodato l'algoritmo, non ha più, ripeto, due Champions League, ma bensì sei Champions League. Anche perché quella del 1985, che noi non sentiamo nostra, indipendentemente dalla finale, cioè l'evento luttuoso che ci ha purtroppo colpito con i 39 angeli che hanno perso la vita, la Juventus avrebbe in ogni caso vinto anche arrivando solo alla semifinale della Champions League per manifesta superiorità. Insomma, in poche parole, il vecchio canone calcistico non esiste più, è morto. All'alba del nuovo millennio si era ventilata questa cosa, ma non era mai stata, diciamo, portata fino in fondo. E grazie all'avvento della pandemia definita Covid-19 o più comunemente coronavirus, è stato deciso, come ripeto, dal trust UEFA e FIFA, con immediatezza attivato in tutte le federazioni calcistiche nazionali dei vari paesi, l'algoritmo, il dio del calcio. Quindi, signori e signori, è con immenso piacere e con grande gioia che io vi comunico che la Juventus non ha più due Champions League, ma bensì ne ha sei. Quindi, se dovessimo mai vincere questa qua, dovrà svolgersi a breve, nonostante si sia già infortunato Higuaín e non abbiamo ancora incominciato a giocare, grazie Palatici per aver allestito una rosa di merda,
raggiungeremo in un batter d'occhio il Milan a 7 Champions. Volevate l'algoritmo? Avevate desiderio di avere l'algoritmo? L'algoritmo l'abbiamo attivato, la Juventus ha 6 Champions League. Viva la Juve, viva la Champions, viva l'algoritmo!